la TV dei viaggi.it, la trasmissione di viaggi e turismo in onda su questa emittente. Nei nostri viaggi cerchiamo di raccontare storie, far vivere esperienze e comunicare emozioni. We bring the sunshine. Questa trasmissione è offerta da Rada Hotel, Luxury and Experience. E Hot Sun Tour Operator, la tua vacanza su misura. Hotel Eden Village, Capo Vaticano. Futura Vacanze, tu al centro della vacanza. Fruit Viaggi, esperienza italiana. Q.9 ETS, Executive Travel Service. Atelier Vacanze Tour Operator. Ben ritrovati, amici viaggiatori. Un'altra splendida avventura sta per cominciare. Oggi vi faremo conoscere una nuova destinazione. Vi porteremo in uno stato moderno cerniera tra l'Europa e l'Asia, spartiacque tra est e ovest, alle pendici del Caucaso meridionale e sulle sponde del Mar Caspio, crocevia di popoli e culture diverse, posto sull'antica via della seta. Benvenuti nella Terra del Fuoco. Benvenuti in Azerbaijan. Atterrati a Baku, la capitale, con un volo di linea della compagnia di bandiera, ci lanciamo subito alla scoperta di questa città moderna, giovane e vivace, dove è possibile visitare siti UNESCO o passeggiare sul lungomare e ammirare grattacieli avveniristici. Baku ha vissuto negli ultimi anni uno sviluppo incredibile. Ex territorio dell'Unione Sovietica, ha scelto di vivere all'occidentale e oggi è una metropoli da 3 milioni di abitanti. Ci colpisce subito la forma di 3 grattacieli diventati il simbolo di Baku nel mondo. Ricordano una fiamma e sono chiamati Tower Flames, alti 190 metri, che davanti alla moschea turca e al viale dei martiri dominano l'orizzonte della città vecchia e la notte sono illuminati da giochi di fiamme. Non a caso l'Azerbaigian è meglio conosciuto come Terra del Fuoco. La zona infatti è talmente satura di gas naturale e petrolio che la terra brucia da sola. Il Boulevard è il parco nazionale urbano più lungo del mondo, 19 km di passeggiata, un polmone verde sulle rive del Mar Caspio. Una curiosità, la città è gemellata con Napoli per l'impressionante somiglianza del lungomare con quello partenopeo. Ovunque si vede il fermento di un paese in continuo divenire, con palazzi e grattacieli da fare invidia a Dubai. Qui è tutto un costruire, con strutture avveniristiche dalle forme geometriche più disparate, come il centro culturale Heydar Aliyu, progettato da Zaha Hadid, l'edificio si ispira all'architettura curvilinea orientale. Ma impazienti di conoscere meglio questo straordinario paese, cominciamo il nostro tour della città vecchia racchiusa nelle antiche mura. Prima visita è al palazzo di Shirvanshah e la Torre della Vergine, entrambi entrati a pieno titolo nella lista del patrimonio UNESCO. La città è stata costruita su un sito abitato sin dal Paleolitico. Le tracce presenti nella città-fortezza rivelano la presenza di varie civiltà, tra cui i Persiani, gli Shirvani, gli Ottomani e i Russi. La Iheri Sheher ha conservato gran parte delle sue mura difensive del XII secolo. La Torre della Vergine Jis Galasi è costruita su strutture già esistenti che vanno dal VII al VI secolo a.C. Stretti scalini ci portano fino in cima per osservare dall'alto la città. Trasformata in museo, tra un piano e l'altro, vi è allestita una mostra permanente sull'evoluzione di Baku. A questo punto siamo pronti a visitare il 400° palazzo di Shirvanshah, una perla dell'architettura azera. La storia narra che nel XV secolo la dinastia Shirvanshah, sotto il regno di Ibrahim I di Shirvan, trasferì la sua capitale da Shemakah a Baku e Ibrahim commissionò la costruzione del palazzo. Oggi al suo interno troviamo in esposizione le stoffe e i gioielli risalenti a quell'epoca. Nel complesso architettonico troviamo anche una moschea e un mausoleo. We'll be right back.
rieccoci on the road. Non ci facciamo sfuggire l'occasione per visitare un antico caravanserraglio, luogo dove viandanti e carovane si riposavano e rifocillavano se stessi e i propri cavalli sull'antica via della seta. Qui l'ottima opera di riqualificazione li ha trasformati in ristoranti, dove i turisti possono assaporare i piatti tipici, circondati da mura che trasudano di storia e che hanno visto passare carovane di viaggiatori carichi di spezie e sete preziose. Ed è proprio in queste stradine della città vecchia che si ambienta il celebre romanzo d'amore che vede protagonisti due giovani di razza e religioni diverse, Ali e Nina, storia che molti hanno paragonato a quello di Romeo e Giulietta. A proposito di sete e tappeti, tappa d'obbligo è proprio il Museo del Tappeto, dove ne sono raccolti a centinaia, di epoche e fattura diverse. Restiamo affascinati dalle tecniche di lavorazione di questo antico manufatto dai mille colori e dalle storie e leggende che la nostra guida ci racconta. Cala il sole su Baku e noi ne approfittiamo per una cena tipica a base di pietanze locali in un ristorante dove si esibiscono artisti che suonano la classica musica azera chiamata Mugam. Il dopo cena è davvero entusiasmante. La città si colora di mille luci che avvolgono anche i grattacieli. Uno spettacolo davvero inusuale e molto gradito ai tanti turisti che affollano le strade del centro. Rada Hotel, Luxury and Experience, la prima catena alberghiera di lusso galleggiante. Rada Hotel, noleggio e locazioni yacht di lusso. Yacht Sun Tour Operator, la tua vacanza su misura. Prenota la tua vacanza in tranquillità con Yacht Sun, nelle migliori agenzie di viaggio. Hotel Eden Village. Prenota subito la tua vacanza in Calabria a Capo Vaticano. Hotel Eden Village. Ti aspettiamo sulla Costa degli Dei, direttamente su Mare Verde Smeraldo. Futura Vacanze, tu al centro della vacanza. Futuravacanze.it, nelle migliori agenzie di viaggio. Fruit Village, esperienza italiana. Tu che fai quest'estate? Io vado in un Fruit Village. Q.9. Da 20 anni gli specialisti degli abiti per animazione nei villaggi turistici, tour operator e per discipline sportive. Q.9. Progettazione e produzione interna tutta made in Italy. Atelier Vacanze Tour Operator. Per le tue vacanze senza pensieri, Atelier Vacanze. Garanzia, affidabilità e prezzo. Atelier Vacanze. La vacanza su misura per te. ETS, Executive Travel Service, da 40 anni al fianco di albergatori e tour operator. Siamo ETS, diamo valore all'Italia più autentica. Hai una struttura ricettiva? Un hotel, un villaggio o un resort? Ti occupi di promozione turistica nel tuo territorio? Sai cosa è il video marketing turistico? Noi possiamo aiutarti! Realizziamo i tuoi video e le tue foto professionali per il turismo. Contattaci 347 57 88 949. info@latvdeiviaggi.it. Sorge il sole sul Mar Caspio e noi di buon'ora ripartiamo per Gabala. Qui sono stati ritrovati i resti di focolari e forni appartenenti a varie epoche storiche. Pozzi, vasellame d'argilla, ornamenti d'argento e oro, vetro, materiali da costruzione. L'antica Gabala era anch'essa un importante centro culturale, economico, politico e commerciale, alla stregua delle antiche e famose città di Troia, Pompei, Babilonia e Cartagine.
nel villaggio di Niji vi è una delle chiese dell'Albania caucasica, Shotari. Nuovo giorno, nuova meta. Siamo in bus, in viaggio per Saki. Ma prima di arrivare in città ci fermiamo a Kish, dove a bordo di una fiammante Lada, auto di fabbricazione sovietica, alcuni abitanti del luogo, con l'arrivo dei turisti, si improvvisano tassisti e ci accompagnano su per una stradina di montagna per raggiungere la prima chiesa cristiana dell'Albania caucasica, la chiesa di Sant'Eliseo. È la madre di tutte le chiese dell'Albania. Fonti dirette ci forniscono sue notizie. Già lo storico Moisei Kalakantuiski, che scrisse la storia dell'Albania caucasica, nei suoi lavori la menziona. Ancora oggi i fedeli si recano qui a pregare il Signore. Dopo aver espresso un desiderio, appoggiano una moneta alla parete dell'altare della chiesa. Secondo una credenza popolare diffusasi fin dai tempi antichi, la moneta della persona che ha buone intenzioni e pensieri puri si attacca alla parete quasi magneticamente. Scesi dalla chiesa, ci dirigiamo a Shaki, dove pranziamo in un ristorante tipico. Shaki, che si trova nella zona nord-ovest del paese, fu uno dei primi territori ad ottenere l'indipendenza. Qui si può ammirare il palazzo del Khan, con le sue fantastiche shabaka, finestre mosaico costruite incastrando legno e vetro senza utilizzare né colla né chiodi. Entrando in questa meraviglia capiamo subito perché questa costruzione è diventata un sito protetto dell'UNESCO. La luce che filtra dalle finestre mosaico crea giochi di colori e riflessi di inspiegabile bellezza che rievocano atmosfere dalle mille e una notte. Dopo la visita del Palazzo del Khan, anche in questa città visitiamo nella parte antica un caravanserraglio. Anche questo ristrutturato e adibito questa volta ad hotel. Ma il tempo stringe ed è ora di ripartire alla volta di Naftalan. Naftalan si trova su una pianura agricola vicino alle montagne del Caucaso Minore. A Naftalan sgorga un olio di colore e consistenza simile al petrolio, il Naftalan, le cui proprietà terapeutiche sono citate anche negli scritti dell'esploratore Marco Polo. È utilizzato per scopi medicinali e la pratica del bagno in quest'olio è vecchia di secoli. Dopo un meritato riposo si riprende il tour. Questa volta vi facciamo fare un salto nella storia fino all'epoca del Paleolitico. Siamo diretti a Gobustan, territorio collinare con dirupi e burroni. È situato a 60 km da Baku. Qui si trovano raffigurazioni rupestri, grotte e insediamenti di uomini preistorici e manufatti grazie ai quali è possibile seguire la storia dello sviluppo dell'uomo. Nel parco archeologico vi è presente anche una roccia con un'incisione in latino che testimonia la presenza di una centuria romana a Gobustan nel primo secolo d.C. Presente anche un museo che racchiude tutti i frammenti di vasellame trovati tra le rocce. Ma l'Azerbaigian si sta riscoprendo anche produttore di vino e per questo facciamo visita a una delle cantine più importanti della zona, dove ci fanno degustare il prelibato nettare. Ultima tappa di questo nostro viaggio è Guzar. La parola Guzar deriva dal nome della tribù Hisar, è una terra di monti e valli. Qui troviamo il monte più alto dell'Azerbaigian, il Basarduzu, 4.466 metri. Qui numerosi sono gli hotel di charme che stanno sorgendo, ne visitiamo alcuni che non hanno nulla da invidiare a quelli presenti sulle nostre montagne, ma con prezzi molto più accessibili e con delle spade a capogiro. È giunta una nuova alba e noi siamo pronti a lasciare a malincuore questo paese che tante emozioni ci ha regalato. Arrivederci in Azerbaigian, la terra del fuoco. Questa trasmissione è offerta da Rada Hotel, Luxury and Experience e Hot Sun Tour Operator, la tua vacanza su misura.
Hotel Eden Village, Capo Vaticano. Futura Vacanze, tu al centro della vacanza. Fruit Viaggi, esperienza italiana. Q.9 ETS, Executive Travel Service. Atelier Vacanze Tour Operator. Sun.